Per la prima volta l'elettronica privata entrava dentro il cuore del nostro sistema elettorale. Il Viminale decise di controllare la sicurezza di tutto il nuovo sistema da possibili attacchi di hacker. Il Dipartimento dell'Innovazione affidò il compito alla Telecom, che incaricò del delicatissimo lavoro la sua potente security informatica. Così, ben pagati e muniti di passi che davano l'accesso a tutto l'impianto, entrò nel cuore del nostro sistema politico la più agguerrita squadra di spioni che l'Italia abbia conosciuto. La Security Telecom è il più agguerrito gruppo privato di intelligence che mai sia stato costituito in Italia. Dentro la prima azienda telefonica italiana da sempre opera un sistema di sicurezza. Questo sistema di sicurezza, nelle mani del suo ultimo capo Giuliano Tavaroli, era cresciuto fino a tessere una rete di rapporti impressionanti e a costituire e a realizzare una serie di operazioni anche illegali, di dossieraggi, migliaia di dossieraggi illegali. I rapporti che aveva costituito erano rapporti con strutture anche di intelligence privata, ma aveva rapporti forti e consolidati anche con strutture, invece con apparati dello Stato italiani, SISDE e SISMI, e stranieri, soprattutto la CIA, ma anche i servizi francesi. Gran parte della struttura di vertice della Security Telecom sono finiti in carcere. Dentro la struttura della Security Telecom c'era un gruppo che era specializzato nella security informatica. Era un gruppo di persone molto giovani, molto cariche, anche un po' pittoresche, che erano specializzate soprattutto nel computer, nell'hackeraggio o nell'azione di anti-hackeraggio. Il Tiger Team in particolare è accusato di molte cose, ma ce n'è una specifica per cui i magistrati di Milano hanno trovato prove sufficientemente forti, e cioè sono accusati di aver fatto un'incursione il 4 novembre del 2004 partendo dagli uffici romani di Telecom al numero 9 di via Parco dei Medici. Hanno gettato quello che tecnicamente si chiama un Worm Trojan Dropper, lanciato da un computer degli uffici romani di Telecom, che si è infiltrato nella rete DRCS, cioè del gruppo Corriere della Sera. Voi direte, ma queste sono cose che si sono sapute dopo. Non proprio. Nei giorni in cui il Tiger Team faceva il suo sopralluogo al Viminale, i giornali erano pieni di pesanti accuse contro il capo carismatico della Security Telecom, Tavaroli, che veniva legato ai servizi segreti e al Lazio Gate, ovvero la prima incursione informatica dentro il sistema elettorale italiano. Cominciamo da quello che è la strettissima attualità, lo scandalo dei controlli elettronici dei candidati in Lazio e le successive dimissioni, peraltro respinte ieri dal capo del SISMI, Pollari, hanno aperto, diciamo, delle nuovissime domande. Hanno, al di là delle responsabilità che non tocca a noi, Presidente, naturalmente discutere, ma saranno accertate, questa vicenda prova che il nostro sistema elettorale è penetrabile, cioè si può entrare nelle informazioni dei candidati, si possono manipolare le liste, si possono fare tutta una serie di cose. Lei teme a questo punto, in un momento in cui una campagna elettorale come questa si deciderà sui pochi voti, teme brogli elettorali? Sì, assolutamente, perché rientrano nella professionalità e nella storia della sinistra.
Lo scandalo del Lazio ricade nei brogli elettorali o no? C'è una questione di controllo nazionale legato ai servizi segreti? C'è la questione, assolutamente no, i servizi si sono sempre comportati in una maniera straordinaria. Ieri lo straordinario generale Pollari è venuto da me e si è sentito in dovere, dopo gli attacchi della stampa di sinistra, di mettere a disposizione il suo incarico. Ho naturalmente detto a lui di continuare a lavorare in serenità, così come ha fatto bene nell'interesse del paese. Ma torniamo al Tiger T. Il personaggio più significativo di questo gruppo si chiama Fabio Ghioni, un giovane hacker che si era dato anche un nome, Divine Shadow. Fabio Ghioni, in una puntata di Report, viene raccontato con un documento inedito che lo mostra al lavoro. È una lezione che Ghioni, insieme a Preatoni, tiene in Malesia e in cui insegna al suo pubblico, alla sua classe di studenti, come si fa a fare hackeraggio. You cannot attack it from your own site. You know, you need to have encrypted file servers in another country where you don't have a rogatory from the country where you are doing the crime. Ecco, era preposto alla sicurezza contro gli hacker, in realtà il suo lavoro era quello di fare l'hacker. There was a big growth of organizations, asymmetric organizations, like people, you know, getting together and networking together. Just with the purpose of stealing information and selling them to the best buyer. So if you find the correct, if you are in a big corporation and you want to know what your competitor does, if you know one of these organizations or one of these people that connected to these organizations, you can actually get it, provided that you have the budget to pay them. Fabio Ghioni, due o tre giorni prima delle elezioni, fece pubblicamente sapere quali erano le falle di tutto il sistema del Viminale. Ad allarmare i tecnici sono stati alcuni varchi nel sistema di sicurezza che protegge il sistema, che potrebbero essere utilizzati da hacker per alterare il flusso dei dati o per paralizzarlo. Attenzione, è importante. Tutti si ricordano di quella notte. Gli exit poll smentiti, la forbice che si stringeva, i sospetti, i ritardi, però ancora 8 mesi dopo le elezioni l'ex ministro degli interni spiegava così. Quella sera è stato tutto regolare secondo lei? Sì. Bene, questa mi pare l'assunzione di responsabilità più importante che lei potesse fare. Dire. È stata così regolare che lo hanno riconosciuto tutti quelli che si sono occupati con competenza dell'argomento. Il Ministero dell'Interno, durante la notte degli scrutini, trasmette i dati che gli arrivano. I dati partono dai comuni, transitano per le prefetture, giungono al Ministero dell'Interno. Il Ministero dell'Interno funziona come un rubinetto aperto, trasmette i dati che gli pervengono. Se c'è interruzione nel flusso dei dati, c'è ovviamente interruzione anche nella trasmissione da parte del Ministero. E invece tutto il sistema fu sottoposto a un attacco costante. Addirittura per rimetterlo in moto venne bypassato il sistema di sicurezza. Ci sono stati quella notte 3 attacchi, ecco gli orari precisi. Il primo dalle 16 alle 17.30. Quel vuoto che ha tenuto l'Italia con il fiato sospeso tra le 16 e le 17.30 è stato provocato solo da una causa tecnica? Quando chiedevo perché si fermasse la trasmissione, mi spiegavano che ciò era dovuto al fatto che si creavano dei blocchi. Ci saranno stati dei motivi tecnici sui quali non sono in grado di riferire. Il secondo, dalle 20 alle 20.40. Intorno alle ore 20 circa è stato segnalato il malfunzionamento di una macchina di sicurezza anti-intrusione. Abbiamo risolto il problema bypassando questa macchina. Il blocco è durato circa 30 minuti. Il terzo, da mezzanotte a mezzanotte e 50. L'interruzione dei dati sul sito internet è avvenuta una sola volta ed è durata 32 minuti, dalle ore mezzanotte e 10
alle ore 00:42.